Lecco, la mia città, una città dalla lunga storia, eppure giovane. È infatti nel 1923 che i diversi comuni che contornavano il vecchio borgo si riuniscono nel comune di Lecco. Beh, a 100 anni da questa ricorrenza mi è proprio venuta voglia di andare alla scoperta dei nostri rioni insieme ai miei giovani amici del FAI. Nel mio diario conserverò le immagini di questo viaggio, con le parole di Manzoni, nel primo capitolo dei Promessi Sposi, nella mente. No, non quel ramo del lago di Como, ma dall'una all'altra di quelle terre, dall'altura alla riva, da un poggio all'altro, correvano e corrono strade e stradette, più o meno ripide o piane, ogni tanto affondate, sepolte tra due muri, donde, alzando lo sguardo, non iscoprite che un pezzo di cielo e qualche vetta di monte. Seguitemi, Lecco ci aspetta! Ciao Giulia! Ciao Gabriele, come va? Tutto bene, te? Benissimo, grazie. Grazie per aver accolto il mio invito. Ti ho chiesto di venire qui a Rancio perché ho pensato fossi la persona più adatta nel mio giro fra rioni proprio per parlarmi di questo luogo. In particolare amo molto questa piazzetta, Piazzetta San Carlo, che è un angolo di vera quiete fra le stradine di Rancio Bassa. E mi hanno sempre incuriosito due elementi, questa fontana, la Fontana delle Tre Bocche e la chiesetta di San Carlo. Tu mi sai raccontare la loro storia? Sì, effettivamente sono elementi poco conosciuti, anche se hanno una loro storia da raccontare. In particolare la Fontana delle Tre Bocche è stata realizzata nel 1855. La base su cui poggia la fontana è stata realizzata da Giovanni Battista Marella, mentre invece la fontana è stata realizzata da uno scultore locale molto conosciuto nella zona all'epoca, che era Abbondio Molinari. La fontana è chiamata così, Fontana delle Tre Bocche, per questi tre delfini che ci sono sulla loro sommità, che intrecciano le code, anche per i vigorosi getti che uscivano dalla fontana. La fontana rientra nel progetto del comune di Lecco, che nel corso dell'Ottocento ha voluto portare l'acqua potabile in tutte le case. Questo perché fino ad allora, in particolare anche in questa frazione di Castione, non era presente dell'acqua potabile che potesse effettivamente essere usata per uso domestico. C'erano solamente dei pozzi privati, ma che non potevano svolgere questa funzione. E per questo motivo la fontana è anche rappresentatrice di questo progetto del comune di Lecco di portare l'acqua potabile in tutte le case e a tutti i cittadini. Peraltro, Gabriele, so che anche voi come FAI vi occupate di questa fontana. Sì, esatto. In tempi recenti siamo stati proprio noi del FAI a prenderla in mano per sistemarla e ristrutturarla anche e mantenerla in buono stato, come era proprio nell'Ottocento, come l'ha voluta Molinari. Ad oggi purtroppo la fontana non sgorga più acqua, questo è un motivo di tristezza per i locali, che invece vorrebbero vederla tornare a sgorgare quei vigorosi getti come nell'Ottocento. E poi c'è la chiesetta di San Carlo. Sì, la chiesetta di San Carlo è stata realizzata nel corso del 600, è stata mantenuta poi nel corso degli anni da delle famiglie locali, in particolare fu Niccolò Mazzuconi il primo ad effettivamente occuparsi della chiesa. Niccolò Mazzuconi era un mercante di lana che faceva, di drappi di lana che faceva la spola tra Lecco e la Toscana, e si imparentò poi con la famiglia Mornico, che sarà la seconda famiglia che si occuperà della manutenzione della chiesa, e infine ci fu la famiglia Bottironi che se ne occupò, e quindi è stata mantenuta nel corso del tempo, dal 600 in poi, proprio grazie all'aiuto delle famiglie locali. La facciata, come la vediamo oggi, è dovuta a una ristrutturazione settecentesca, quindi 100 anni dopo la costruzione effettiva della chiesa, e la chiesa è dedicata a San Carlo. Sorgeva in un luogo dove un tempo c'era un culto dedicato alla Madonna, mentre la chiesa è dedicata a San Carlo per l'affresco che vedremo adesso all'interno della chiesa. Allora entriamo.
Questo è l'affresco di cui mi parlavi. Sì, esatto, questo è l'affresco realizzato nel 600 che dà il nome alla chiesa. Infatti nell'affresco è rappresentato San Carlo che fa visita agli appestati e quindi fa capire anche il perché del culto di San Carlo legato a questa chiesa. Altra cosa che ti faccio notare, Giulia, è quell'altare ligneo che è del 700, che è ben decorato e riprende in molti punti il colore giallo. Questo perché, e lo avrei già notato vedendo la facciata della chiesa e tutti i suoi interni, questo giallo, chiamato giallo lombardo, era proprio tipico usato in queste zone e quindi vediamo tanti richiami di questo colore per tutta la chiesa oltre che per la facciata. Bellissima! Senti Gabriele, direi andiamo a farci un giro per il rione. Prima però voglio scattarti una foto qua fuori da tenere nel mio diario. Va bene. Per la nostra foto ricordo preferisci sfondo chiesa, sfondo fontana? La fontana. Vai. Gabri, andiamo a fare due passi nella parte alta di Rancio. Va bene, volentieri. Belle tutte queste bigliettine. Sì, è bello perdersi anche in questi vicoli. Che belle anche queste. Sì. Buongiorno. Eccoci arrivati a Rancio Superiore. Sì, esatto, ci troviamo di fronte al santuario di Santa Maria Gloriosa. E anche un bellissimo panorama. Sì, da qui si può ammirare tutto il panorama della città di Lecco. Andiamo a vedere se vediamo tutti i campanili così individuiamo tutti i rioni. Va bene.